però mi sembra importante partire da un fatto concreto che da qui a pochi mesi prenderà il via. Torricelli. Sì, grazie intanto, e grazie a Stefano per la meravigliosa organizzazione. Andando direttamente al tema, quello che stiamo provando a fare come Cassa di Previdenza, che sta provando a fare EMPAP, è in questa fase provare a investire davvero sulla professione, dentro una cornice che è però quella del rilancio del Paese dopo questa crisi drammatica che ancora non ci lascia. Abbiamo pensato, abbiamo visto in questi tanti anni ormai, che la politica sostanzialmente è molto distratta rispetto alle questioni che poniamo, e abbiamo pensato che valga la pena a questo punto mettere la politica di fronte a necessità e bisogni da un altro punto di vista. Proviamo a fare noi, proviamo a portarci avanti con il lavoro, proviamo a dimostrare quello che servirebbe davvero al Paese dal punto di vista delle professioni. Come psicologi abbiamo la certezza che questo sia un momento particolarmente complicato per i cittadini, complicato nei termini del loro benessere individuale, di quello relazionale soprattutto, ma c'è un tema molto grande che riguarda pure la coesione sociale, riguarda la produttività. Questi mesi hanno ulteriormente messo tutti quanti noi a contatto con le difficoltà che abbiamo quando dobbiamo affrontare il cambiamento, le trasformazioni nella nostra vita. Nei prossimi mesi avremo le ricadute più importanti, proprio quando cesserà lo stato di crisi, dovremo fare i conti con un riassestamento di tutti quanti i nostri modi di relazionarci con gli altri, ma anche con noi stessi, con la nostra identità. E al di là delle previsioni più drammatiche, più pessimistiche, di perdite di posti di lavoro, ma anche di complicazioni psicologiche, di suicidi, che in altre situazioni di crisi dello stesso genere si sono comunque avute. Sappiamo che ci saranno un sacco di segnali di allarme che già si colgono. Lo cogliamo come psicologi anche dal punto di vista del nostro lavoro. Negli ultimi mesi è esploso il lavoro degli psicologi, perché i dati di difficoltà, se non di vera e propria sofferenza, sono disposti dappertutto, li contattiamo direttamente negli studi, ma credo che ognuno di noi faccia i conti anche nel suo privato con quanto è complicato far fronte alle trasformazioni. Allora, abbiamo provato a raccontarlo dalla politica, lo raccontiamo da un sacco di tempo, raccontiamo quanto sia utile, quanto sia necessario in una fase di stravolgimenti continui come quella che negli ultimi 30 anni ha accompagnato lo sviluppo dell'Occidente, tenere presente anche le difficoltà psicologiche delle persone, tenere presente che se non si affronta, se non le si aiuta ad affrontare le sintomatologie che sono i segnali d'allarme che qualcosa non va, l'ansia, la depressione soprattutto, riguarda gli adolescenti, riguarda gli adulti, riguarda gli anziani, questo tema, sostanzialmente diamo una limitazione enorme a quello che è il principale valore di ogni paese occidentale, la competenza, la creatività delle sue persone. Quindi proveremo a regalare alla collettività, allo Stato, un intervento che secondo noi serve e indispensabile. Abbiamo avuto l'autorizzazione a mettere in campo un sistema di borse lavoro per i nostri iscritti, con uno stanziamento importante. Dovremo riuscire ad attivare circa 1000 colleghi psicologi nel corso del 2022 che tratteranno gratuitamente, secondo i protocolli scientifici più aggiornati, i casi di ansia e depressione lieve e moderata, che sono i primi segnalatori di allarme, sono quelle condizioni sintomatiche che se non vengono rapidamente affrontate poi degenerano molto rapidamente, con l'idea di intanto davvero fare un regalo alla collettività, ma fare anche una vera proof of concept, la chiamano gli inglesi, no? Quello di mettere alla prova quello che la teoria e l'esperienza degli altri paesi ci raccontano essere altamente massivamente efficace, altamente utile in momenti di difficoltà e di crisi come questo, e provare a mettere di fronte al bisogno dei cittadini coloro che devono prendere decisioni. Si accompagnerà quindi a questo intervento che durerà un anno e ci permetterà di prendere in carico qualche decina di migliaia di persone, comunque una goccia nell'oceano delle difficoltà, nelle difficoltà che attraversiamo e che attraverseremo. Proveremo a raccontare anche gli impatti che generiamo in questa maniera, non soltanto in termini di benessere personale, in termini di coesione sociale riguadagnata, ma anche in termini di impatto economico generato, perché queste sono risorse, i nostri cittadini, che una volta liberati dalla sofferenza possono dare difficoltà anche, non necessariamente della quella sofferenza così drammatica che ha bisogno di interventi particolarmente complessi, ma da quella difficoltà che inibisce
L'attivazione della creatività, l'attivazione delle risorse che ognuno di noi ha per far fronte autonomamente, quella che con un abuso in questi anni si chiama resilienza, non ne parla costantemente, ma è questo. Forse abusato come termine, però molto calzante in questo momento. Bisogna riprendere contatto con le proprie competenze, con le proprie capacità. Ecco, ci mettiamo a disposizione per farlo, vorremmo poi poterlo raccontare alla politica, regaleremo alla collettività non soltanto l'intervento dei professionisti, ma anche un portale che resterà disponibile per passare tutte le informazioni su come ci si può aiutare da soli nell'affrontare l'ansia e la depressione, come si è sempre fatto, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche che abbiamo oggi, e poi tratteremo direttamente sul territorio tantissime persone che hanno bisogno di questo. Speriamo che questo sia intanto un modo per versante cassa investire nella valorizzazione dei propri professionisti, ma sia anche un modo per rendere alla collettività un valore che altrimenti si perde, quello proprio dei professionisti competenti che non hanno soltanto i soldi delle loro casse da mettere a disposizione dello sviluppo del paese in un momento così critico, ma hanno soprattutto le loro capacità professionali che vorremmo tornassero nel circuito del mercato. Beh, insomma, è un'iniziativa che appunto, proprio perché non è, diciamo, monetaria e economica, insomma, mette a disposizione un valore che è quello professionale, valorizza la professionalità dei soggetti, come capita insomma nell'apporto quotidiano anche in altre professioni. Io il commercialista non ho mai voluto farlo, e man mano che vado avanti, che scopro le norme che vengono emanate, sono sempre più contento. Io sono debitore della mia commercialista e dell'attività che fate, che è importante, però mi rendo conto che è molto difficile, e soprattutto in questo momento in cui si tratta di capire come anche muoversi tra le varie iniziative che vengono fatte proprio a supporto della crisi e quant'altro, insomma, la vostra sfida è importante. Il vostro contributo per quanto riguarda le iniziative di ripresa e di crescita del Paese, qual è in questa fase e che programmi avete, distilli? Parto con una battuta, nel senso che collegandomi a quello che diceva il collega e a quello che dicevi, probabilmente ci possiamo offrire come universo di test per quell'iniziativa, perché le condizioni nelle quali si svolge la nostra attività sempre di più, diciamo, la sottopongono a stress psicologici notevoli, quindi iniziativa, creiamo una sinergia stretta rispetto a questo. No, oggettivamente il quadro è piuttosto complesso, nel senso che, diciamo, da un lato la nostra professione è stata sottoposta tanto più in questa situazione a stress, perché lo sappiamo tutti e ognuno poi anche di voi rispetto alle proprie attività, rispetto a tutte quelle che sono state le difficoltà conseguenti alla pandemia, a tutte le norme emanate, ha visto come attore principale il commercialista, come poi collettore delle pratiche da realizzare, dei rapporti con le pubbliche amministrazioni e quant'altro. Quindi un ruolo che è stato fondamentale da questo lato, e che ha visto la categoria da un lato mantenere e incrementare probabilmente le proprie attività, il proprio ruolo, eccetera. Come sappiamo, dall'altra parte, al di là di questo ruolo centrale per il sistema economico, per il sistema istituzionale, in qualche modo viviamo una marginalizzazione a livello di importanza, perché diciamo, siamo diventati sempre più un ganglio esterno della pubblica amministrazione, quindi in sostanza molto spesso facciamo da passacarte per la pubblica amministrazione, che nel corso degli anni oggettivamente si è alleggerita di tante funzioni rispetto a quelle che invece sono state caricate sulla nostra professione. Quindi l'ottica dal duplice punto di vista, professionista ma cassa di previdenza della professione, cassa di previdenza che quindi guarda in un'ottica futura, che quindi guarda in un'ottica di sostenibilità, e quindi che non si può e non si potrà sostenere, la nostra come tutte le altre casse professionali, con nuovi accessi, con nuove evoluzioni, con un mantenimento dei livelli di reddito, con un mantenimento dei livelli che portano ai versamenti contributivi e quindi alla sostenibilità della cassa. Diciamo,
è logico che appunto il loro ruolo come cassa psicologi è quanto mai meritoria questa iniziativa. Le nostre iniziative devono ragionare su un'ottica appunto anche in questo caso di appetibilità della nostra professione, ma di appoggio alla nostra professione, nel senso che gli spazi, si accennava prima, iniziative di welfare nel preambolo, le iniziative di welfare in questo senso sempre più si devono ampliare da un concetto di assistenza, che è quello al momento di difficoltà sanitaria, di difficoltà familiare e quant'altro, cosa che le casse hanno sempre fatto, ma deve sempre più invece ampliarsi ad un concetto di welfare a supporto dello sviluppo della professione, nel nostro caso di evoluzione della professione, perché diciamo il commercialista tuttologo, il commercialista contabile, fiscale, diciamo non potrà più esistere in un sistema quale quello che si sta evolvendo, quindi la necessità di lavorare in sinergia con altri colleghi, la necessità di specializzarsi, la necessità di lavorare in sinergia con altri professionisti, con altre professioni, per offrire un servizio a 360 gradi alle imprese, alla pubblica amministrazione, al cittadino. Quindi il lavoro più difficile per noi come cassa di previdenza, che ha ragionato sempre in termini di pensioni, di assistenza di base, è quello di riuscire da un lato ad interpretare i bisogni evolutivi della professione, perché la professione, diciamo, si perpetri, ci siano nuovi iscritti, eccetera, ma dall'altro lato lavoro ancora più difficile quello di ricavare all'interno dei nostri bilanci le risorse per poter destinare, che non sono risorse destinate a filoni non di nostra competenza, non è previdenza e non è assistenza vera e propria, ma sono risorse che necessariamente devono essere messe a beneficio da un lato del sistema di ogni singola professione, ma che poi diventano risorse che vanno a beneficio del sistema paese, come l'iniziativa che è stata illustrata di Cassa Psicologi. Quindi credo che il lavoro di tutti noi nei prossimi anni sarà ancora più delicato, ancora più complesso, e quindi poi questo si traduce sul come investire le risorse, sul come mettere a frutto le risorse in un'ottica di lungo termine. Quindi diciamo, non credo ci sia da invidiarci molto in questo momento. No, però ci sono comunque delle considerazioni importanti in merito poi all'impatto di tutte queste scelte. E su questo Marina Macelloni, presidente di IMGI, l'IMGI, l'Istituto di Previdenza dei Giornalisti, che vive una sua fase complessa, ma che sta con questa complessità di fase inducendo anche una riflessione sulla qualità dell'informazione, della conoscenza, della cultura in un paese come questo, che ha voluto farne a meno, tanto per essere sintetici, con leggerezza, e ora si ritrova a fare i conti con la difficoltà di comprendere quali sono i problemi e fronteggiarli veramente. Marina, siamo colleghi dello stesso giornale, abbiamo lavorato a pochi metri di distanza per tanti anni, abbiamo insomma condiviso tanti punti di vista sul questa fase. Quando si parla di impatto delle scelte degli istituti di previdenza, si parla di società, al di là dell'investimento economico, come abbiamo capito, ma l'impatto a 360 gradi del valore della professione in un contesto sociale. Sì, assolutamente. L'istituto in questi anni ha dovuto essere, è stato il pilastro vero di sostegno a un intero settore industriale, perché senza le risorse che sono uscite dall'Istituto di Previdenza dei Giornalisti a sostegno delle aziende, degli iscritti, probabilmente noi in questo paese oggi non avremmo il panorama dell'editoria e della stampa che voi conoscete. Molti dei giornali che voi comprate tutte le mattine, li comprate? Che comprate? Spero che li compriate. O li leggete gratis. O li scaricate. Perché se li leggete gratis, allora abbiamo un problema in più.
No. Dicevo, molti di questi giornali voi oggi non li trovereste in edicola, tant'è che forse non trovate neanche più le edicole, perché stanno chiudendo tutte. Allora, dall'istituto sono usciti, noi siamo l'unica di queste casse, delle casse di previdenza privata, che è interamente sostitutiva dell'INPS, perché assicuriamo anche i lavoratori dipendenti e quindi copriamo tutto il costo degli ammortizzatori sociali, cioè ce ne facciamo carico al posto dello Stato, e questo è molto importante sempre da ricordare, perché lo Stato, per esempio, negli ultimi 10 anni ha risparmiato nei confronti dei cittadini e lavoratori giornalisti all'incirca 500 milioni che sono usciti dalle casse dell'istituto per pagare cassa integrazione, disoccupazione, contratti di solidarietà, pensionamenti anticipati, perché questo ha comportato la crisi del settore editoriale. È una crisi che non è dovuta necessariamente alla buona o cattiva gestione dell'imprenditore editore, ma è dovuta al fatto che è proprio cambiato il modello, completamente cambiato il modello di business dell'impresa editoriale. Il prodotto è diverso, lo producono persone diverse rispetto a quelle di 25 anni fa, viene distribuito in maniera diversa, fruito in maniera diversa, perché se una volta andavamo all'edicola, oggi lo leggiamo sul cellulare. Questa cosa che si chiama transizione digitale, per dirla in termini che capiamo tutti, lascia i morti e i feriti sul campo. Quando vi dicono che la transizione digitale genererà milioni di posti di lavoro, forse tra X anni. Nel frattempo noi abbiamo i morti e i feriti sul campo. Allora, il ruolo dell'istituto, orgogliosamente, è stato quello di farsi carico di questi morti e feriti sul campo e di sostenere con le proprie risorse, senza un centesimo arrivato dalla fiscalità generale, anche se anche i giornalisti pagano le tasse come tutti quanti, questo è stato il ruolo dell'istituto, un ruolo assolutamente centrale, determinante. Ha comportato cosa? Che noi oggi dobbiamo fronteggiare una crisi strutturale del livello nostro di sul bilancio, sostanzialmente un deficit tra entrate e uscite abbastanza sostenuto, e l'unica strada per trovare una soluzione a questo problema, secondo noi, continua a essere quella di consentire alla cassa di interpretare diversamente il mondo sottostante. Cioè, se cambiano le figure professionali che producono i giornali, vuol dire che bisogna mettere in condizioni la cassa di intercettare queste nuove figure professionali che fanno lo stesso lavoro di prima, ma sono figure che noi oggi non riusciamo a riconoscere. È molto importante, secondo me, perché significa includerle dentro un meccanismo che prevede tutele, garanzie, assistenza, e che rende il lavoro del giornalista più tranquillo. Un giornalista che non è pagato bene, che non è tutelato, che non si sente sicuro e che non si sente garantito mentre svolge il suo lavoro, lo fa male il suo lavoro. E in questi giorni l'abbiamo visto, in questi lunghi mesi, la differenza tra un'informazione buona e un'informazione cattiva ha comportato anche la morte, perché tante persone sono morte in questi mesi perché sono state informate male. Allora, su questo, secondo me, bisognerebbe fare una riflessione che va al di là della professione giornalistica in senso stretto, perché penso che sia un tema che riguarda il benessere dei cittadini. Beh, insomma, temi di grande spessore, perché l'analfabetismo funzionale è una realtà poco mappata ma molto presente, la vediamo quotidianamente, oltre
all'analfabetismo finanziario, che sappiamo l'Italia un po' più monitorato, ma insomma soltanto il 37% degli italiani ha un'idea di quelli che sono i temi chiavi che riguardano il funzionamento del denaro. Walter Militi è timido, si è messo lì in fondo, però lo incalziamo lo stesso per chiedergli un po' le iniziative di Cassa Forense. Questo tema è anche, visto che è stato citato poco fa, la possibilità, la realtà ormai per molti professionisti di legarsi tra studi professionali e lavorare insieme, anche le casse trovano occasioni di sinergia, insomma ci sono delle vie di evoluzione molto importanti da mappare. Sì, è stato ricordato prima, l'aggregazione è certamente un valore perché ci dà tutta una serie di strumenti ed elementi che possono portare dei punti di vantaggio oggettivi. Se come vision vado a guardare quello che succede nel mio mondo professionale, noto che l'aggregazione ha consentito a tante strutture di irrobustirsi e di alzare il livello reddituale, cosa che non succede a tutti coloro che invece hanno seguito le formule tradizionali di monostrutture. E abbiamo realizzato questo concetto ed è un concetto che si estende a tutti i campi e si estende alle professioni. Lo ricordava Stefano, come professionisti, come modalità di lavoro, è un vantaggio e una ricchezza quello di poter ampliare quello che è il panel nei confronti del cittadino, delle imprese, e a maggior ragione vale per i nostri enti previdenziali. La capacità di lavorare insieme sicuramente ci consente di andare a sviluppare meglio tutto quello che è il progetto di crescita finalizzato alla crescita del nostro patrimonio e a rispondere al ruolo che abbiamo di previdenza di primo pilastro, di garantire la previdenza ai professionisti. E qui abbiamo anche Alberto e Giuseppe hanno un ruolo più importante in ADEP, cercano correttamente di fare da collante e il lavoro che si è svolto va senz'altro in questa direzione. Ci sarà un punto di riflessione a ottobre dei professionisti e della previdenza dei professionisti che va a presentare quelle che sono le linee di lavoro, che non intendo anticipare, non sarebbe corretto, però le conoscete, gli operatori, anche gli operatori finanziari che sono qui a Saturnia sanno bene che la nostra attività si sta focalizzando sempre più in un esame congiunto. Una due diligence comune offre sicuramente dei vantaggi, offre dei vantaggi agli enti che si aggregano e offre dei vantaggi anche ai nostri interlocutori che hanno capito quali sono le esigenze dei fondi pensione, hanno capito quali sono le esigenze degli enti previdenziali, non sempre coincidenti, perché il sistema di regole, il sistema e gli obiettivi posti a base del percorso in qualche caso è diverso. E allora sinergia significa poter costruire meglio i percorsi. D'altra parte, quando si parla anche negli interventi introduttivi di quei processi di transizione che sono sotto gli occhi di tutti, è chiaro che tutti noi dobbiamo ripensare al modo di svolgere la nostra attività a 360 gradi. Io credo che come enti previdenziali questo segnale l'abbiamo dato, un segnale rispetto al quale per la verità la politica è abbastanza sorda, perché non riconosce appieno questo contributo, non lo valorizza. Non mi riferisco tanto e solo alla fiscalità, che insomma conosciamo bene, veniva ricordato da Marina, quale sia il peso che noi sopportiamo, non tanto e non solo in termini di contribuzione, ma anche di tassazione dei nostri rendimenti e perciò di doppia tassazione, che è un unicum a livello europeo e mondiale. Però la politica non riconosce questo meccanismo di aggregazione che pure ha dato nel tempo una serie di segnali importanti al Paese, perché aggregarsi significa poter lavorare intorno a progetti più ambiziosi, poter costruire qualcosa
che rende a tutti noi un'utilità in termini di crescita di paese. Noi questo lo vogliamo continuare a fare, lo vogliamo continuare a fare meglio. Il confronto certamente aiuta a crescere, perché ascoltare le esperienze degli altri e degli altri settori, degli altri segmenti, sicuramente ci dà una serie di segnali. Insieme credo che abbiamo la capacità di riconoscere meglio i percorsi, le strade, di essere più robusti per poter contribuire a questo processo complessivo. Grazie Militi, Alberto Olivetti, il tema è stato smarcato, quello della doppia tassazione. Sempre la domanda surreale: che cosa fa l'ENPAM, cosa fa l'ADEP per il paese? Paga le tasse, insomma. Paga in questa maniera, insomma, originale, insomma, no? Quindi, come dire, il tema PNRR potrebbe essere già, come dire, concluso qui. Ma cos'altro c'è da dire di fatto, insomma, di progetti che sono in corso, non solo dal punto di vista degli investimenti, ma anche dal punto di vista del contributo in termini di professionalità, di valore aggiunto, di conoscenza e di visione del futuro, di cui abbiamo una esigenza fondamentale in questo momento di incertezza? Grazie. Allora, intanto nel mio doppio ruolo parlo inizialmente dell'ENPAM, che insomma è anche la più grande delle casse, ma poi volevo parlare dell'ADEP. Rapidamente l'ENPAM, vabbè, Covid, il significato dei medici è stato evidente, è evidente anche il fatto che siano morti più di 360 medici lavorando, quindi caduti sul lavoro, con anche dei risarcimenti da parte dello Stato diversi sul fatto che se fossero lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti. Questa è un'altra cosa gravissima, a dimostrare sensibilità diverse a seconda di come è morto il medico. Detto questo, va bene, quando il Premier Draghi si è insediato, per quello che riguarda la nostra area, il nostro settore, parlò di un interesse legato a una trascuratezza dei lavoratori autonomi, a un interesse fiscale, a un interesse di genere. Per noi furono belle parole, perché vuol dire che è sensibile alle nostre questioni. Dal punto di vista sanitario ha messo due emergenze, una quella dei vaccini, che è ancora in ballo, però insomma credo che Penna Nera abbia dato una risposta, è stata una scelta forte, perché ha fatto saltare tutte le diatribe Stato, Regioni, conflitti e via dicendo. Penna Nera ha inserito il suo percorso, mi pare che ci siamo dato oggi, le rianimazioni sono per il 90% fatti da chi non è vaccinato, e i decessi per più del 90-95% sono di chi non è vaccinato. Che altro vogliamo dire? Io credo che siano dati essenziali che si commentino da solo. Però è un percorso da fare, perché, le varianti si selezionano, e si selezionano sulle gambe degli uomini, perché il virus passa sulle gambe degli uomini. Se non si vaccinano tutti, il virus passa, e sia se le gambe siano quelle di un bambino che di un grande anziano, in ogni caso può in quel passaggio selezionare una variante che possa bucare lo scudo della vaccinazione. Cosa che non sembra, perché l'attuale de variante Delta, che ormai è il virus, di fatto lo ammacca molto quello scudo, rende da 5-8 volte meno efficiente la protezione anticorpale, ma non lo buca. Se lasciamo girare il virus, può darsi anche che ci possano essere varianti che buchino la vaccinazione. Vaccinazione che con le nuove metodiche è più facilmente adattabile, ma richiede del tempo. Quindi da qui ho già detto qual è l'importanza della vaccinazione in senso collettivo, dato che la salute è un fondamentale diritto individuale, è un interesse della collettività. Credo che il richiamo all'interesse della collettività debba essere soprattutto espresso in questa esigenza di vaccinare tutti per ridurre le varianti. Poi l'altro discorso è sulla prossimità. Bisogna fare quante più cose possibili di tutela della salute, di promozione della salute, vicino alla casa del cittadino. E c'è tutta una declinazione della prossimità che ha stabilito anche col PNRR di mettere dei contenitori di sistema, sono dei contenitori finanziati a conto capitale, non dureranno per sempre, quindi bisogna che poi ci sia uno sviluppo del PIL per poter mantenere. E bisogna costruire quella rete funzionale di relazioni e di ruoli, funzioni, attività e compiti dei professionisti per chiarire bene chi fa cosa. Questo per dirla come ENPAM. Come ADEP,
Beh, noi, a parte un'associazione di 20 casse, siamo un'associazione di 1.600.000 e rotti, 1.690.000 professionisti e professionisti. Quindi siamo un'anima importante del paese, una delle spine dorsali del paese. Riteniamo che le professioni intellettuali possono essere veramente un fautore di sviluppo e di crescita, e quindi le casse devono supportare, oltre a fare il loro mestiere, cioè pagare le pensioni e fare un welfare che sia il welfare dell'oggi sul bisogno, ma un welfare del domani per permettere a ognuno degli iscritti di sviluppare al massimo la propria potenzialità professionale, e questo vale anche per coloro che verranno, soprattutto, quello che dobbiamo fare è utilizzare un po' le nostre caratteristiche per poter sostenere il tessuto economico, e già lo facciamo efficacemente, non solo con gli investimenti, ma lo facciamo con la nostra attività professionale, che se si qualifica e se rendiamo più valida, significa che possa essere questo il fattore fondamentale di servizio al paese che stiamo portando. Lo dobbiamo fare investendo nelle nostre professioni, lo facciamo investendo nel contesto infrastrutturale, quindi nelle infrastrutture digitali, fisiche, sociali, che sostengono e devono sostenere il Paese, e questo è un po' il significato di quella sinergia di cui parlava Walter e di cui tutti stiamo cercando di portare avanti le funzioni. Il prossimo 22 ottobre ci saranno gli Stati Generali e si parlerà di welfare, del welfare della crisi, della welfare del post-crisi, ma anche del welfare declinato appunto a una visione futura strategica delle nostre professioni. E io parlo sempre dei punti cardinali per quanto riguarda il mondo delle professioni. Professioni che sono regolamentate, ricordo, professioni intellettuali regolamentate per l'interesse collettivo che rappresentano, e sono regolamentate con la tenuta di albi ed elenchi tenuti da ordini e collegi, quindi le cosiddette professioni ordinistiche, ma hanno un significato profondamente pubblico. Quindi quando si parla della nostra natura privata, si dimostra di non aver capito che la funzione delle casse privatizzate è una funzione pubblicistica, evidente. È chiaro che dobbiamo avere, sulla base di una privatizzazione che aveva un profondo significato e che cercheremo di rinnovare nelle sue espressioni di conoscenza, per poter fare anche una funzione culturale sul perché c'è stato un periodo di definizione previdenziale delle casse private. Da questo punto di vista io credo che i punti cardinali siano l'autonomia, il flusso contributivo che nasce dai redditi, dalle professioni, dal lavoro, il portafoglio prestazionale, quindi dalla previdenza al welfare, all'assistenza, e il patrimonio che deve supportare, garantire la tenuta di questi sistemi, ma può essere un fattore di sviluppo, di crescita. Bene, da questo, valutando questi punti cardinali, vediamo anche i venti avversi che possono arrivare su questi punti cardinali. Sull'autonomia c'è un versante che, legato anche a una certa volatilità legislativa, ci rende pubblici o privati a seconda di condizioni contingenti e non di una visione strategica strutturale, e non mi pare che purtroppo i decisori, la politica, abbia una sensibilità spiccata nei riguardi di questa autonomia. Abbiamo problemi di ingerenza nelle gestioni, che deve essere una gestione amministrativa, contabile, privata, e invece in realtà viene sempre un pochino tratta verso trazioni di tipo ripubblicistico. Abbiamo una serie di controlli, i controlli sono necessari, la vigilanza è necessaria, ma sono talmente stratificati e compositi che creano un reticolo dal quale è difficile talvolta districarsi. In ultimo il fisco, del resto siamo tra i pochi paesi in Europa assoggettati a una fiscalità 26% sulla redditività degli investimenti patrimoniali, che sono contributi, quindi si tassano i contributi al 26%, perché noi con i contributi costruiamo il patrimonio che fa rete protezione in sostituzione di quella fiscalità che ci è stata tolta. Paradossalmente il sostitutivo funzionale della rete fiscale è assoggettato a una fiscalità. Devo dire che una sensibilità va riconosciuta. La crisi ha determinato un ritorno di sensibilità, perché il reddito ultima istanza è stato un ritorno di fiscalità di scopo, cosa che portiamo avanti da anni,
come unico sistema di perequativo per le casse di poter usufruire del ritorno della propria fiscalità, e anche questo esonero contributivo, per il quale è stato finanziato 1 miliardo, potrebbe costituire il secondo step. Non ci sono stati finanziamenti a fondo perduto, siamo stati esclusi. Per avere il reddito di ultima istanza abbiamo faticato, lo sappiamo, non ricordo questo, però di fatto abbiamo avuto un ritorno. Faccio notare che il ritorno, le casse pagano, e concludo, 0,5 miliardo all'anno circa di fiscalità, ogni cassa paga in proporzione, è evidente che ci sono casse che hanno avuto un ritorno maggiore dei contributi e ci sono casse che hanno avuto un ritorno minore in relazione al fisco pagato. Questa è perequazione intercategoriale. Questo è quel sistema di solidarietà intercategoriale che una fiscalità di scopo, secondo me in maniera virtuosa, ha indotto. E lo dico da presidente di una cassa che sicuramente ha dato più in fiscalità di quello che ha ricevuto. Ma va bene così. E mi è permesso anche poter sostenere la solidarietà intercategoriale proprio grazie alla fiscalità di scopo. Quindi cerchiamo, quello che ho chiesto anche al ministro Orlando è stato quello di rendere un qualcosa che è nato dall'emergenza Covid invece una modalità strutturale di sostegno al sistema casse, che è virtuoso. Grazie Olivetti. Prima di fare un secondo rapido giro sui temi ESG e sulle iniziative prese o in corso d'opera, quando si parla di PNRR e investimenti nella crescita del paese non si può non parlare di quanto fanno ingegneri e architetti operativamente, singolarmente per il loro contributo alle costruzioni, alle infrastrutture e quant'altro, ma anche la cassa. Giuseppe Santoro, cosa c'è in ballo? Richard Susskind è un futurologo, ha detto che la professione del futuro è una sorta di avvocato con competenze anche ingegneristiche, o un ingegnere con competenze legali, questo prima del Covid. Dopo il Covid ha detto che però deve avere anche informazioni sanitarie e mediche. Quindi provate a immaginare questa specie di tecnico. Ovviamente in questa avventura gli ingegneri e gli architetti come non possono credere nel PNRR. Dicevo l'altro giorno, inspiegabilmente gli ingegneri e gli architetti iscritti alla casa stanno aumentando. Eravamo sempre stabili, ondivagavamo sui 168-169 mila, siamo arrivati a 174 mila in 5 mesi. Motivo il PNRR? Sì, forse, certo. Devo dire però che anche il nostro ente di previdenza ha contribuito in maniera sostanziale, perché al di là del provvedimento sussidi marzo, aprile, maggio dell'anno scorso fatto dal governo, e sapete le casse sono state immediatamente pronte a rispondere, debito devo dire onorato al 100% dallo Stato, ci è stato restituito, quindi era una promessa mantenuta. Noi invece credevamo più che quel tipo di provvedimento fosse necessario un provvedimento di liquidità per i nostri professionisti. Abbiamo messo in campo 100 milioni di euro. 100 milioni di euro con finanziamenti a tasso zero fino a 50 mila euro, restituibili in 7 anni, con preammortamento di 1 anno, stanno ripartendo. Ne abbiamo già erogati 13.500, siamo ripartiti a settembre. Perché? Perché la sfida del PNRR è una sfida importante e, come diceva il nostro conduttore, come potrebbero gli ingegneri e gli architetti non essere pronti a raccogliere queste sfide? E quindi da questo punto di vista credo che l'ente di previdenza nella parte secondaria, ma non meno importante, fondamentale, quella dell'assistenza, abbia e stia contribuendo in maniera sostanziale, al di là delle misure del Covid che hanno veramente decimato la classe dei medici, ma anche degli infermieri in prima battuta, ma certamente anche tutte le relazioni sociali. Su questa spinta e su questo organizzazione, io credo che il presidente dell'ADEP ha lanciato un paio di messaggi molto importanti. Uno, la condivisione di intenti tra casse di previdenza e professioni è un fatto fondamentale, e non soltanto dal punto di vista dell'organizzazione e quindi dell'ADEP che riesce a coinvolgere tutti, ma anche dal punto di vista degli investimenti.
dal punto di vista della condivisione di scelte e di strategie, è dal lato autonomistico, è dal lato, come dicevo prima, degli investimenti. Il gruppo certamente è importante, perché il gruppo riesce a indirizzare anche in maniera diversificata investimenti importanti. Banca d'Italia è una grande dimostrazione di sinergia fra le casse, F2I, in maniera più piccola Arpinge, ma ci sono tantissime altre dimostrazioni dove il gruppo casse, in maniera diversificata e più articolata, ha fatto riferimento e continua a fare riferimento, perché le professioni del futuro sono già altre rispetto alle nostre. Non si fa più il medico o l'ingegnere o l'avvocato come si faceva 30 anni fa, 40 anni fa, è anacronistico. E se mi posso permettere, Alberto, anche gli ambiti ordinistici da questo punto di vista devono darci una mano ad ampliare, raccogliere le offerte che il mercato ci dà. Il giornalista, ma che si fa come si faceva 40 anni fa? Assolutamente no. Non è più da scrivania, non è più da forse da cantiere nei vari ambienti scenografici mondiali, no? Si fa con un tablet, si fa in maniera totalmente diversa, non si legge più, è un ebook, il libro viene quasi considerato una sorta di gadget trendy. Ecco, da questo punto di vista dobbiamo essere bravi non solo a comprendere le trasformazioni dell'ingegnere e dell'architetto, ma anche dell'avvocato. E a proposito, Felice, adottate un ingegnere e un architetto, che ogni psicologo possa adottare un ingegnere e un architetto, verrebbe da parte vostra molto lavoro, credo, in più, e noi lavoreremo anche meglio, ma credo anche avvocati e credo anche tutti gli altri, quindi anche questo sarebbe uno scambio sinergico per poter implementarci insieme. Grazie allora Torricelli, chiamato in causa, ma insomma non per questo. La mascherina ci disturba, però insomma, visto che abbiamo capito che l'idea dell'impatto, così come la percezione rispetto alla realtà dei fatti, non è un orpello, ma l'impatto rispetto alle scelte non è una cosa da valutare dopo, ma alla radice. Quindi abbiamo capito che è al centro delle strategie, ormai è un dato assodato. Cosa ha messo in campo l'Ente Nazionale di Previdenza dei Psicologi? Noi abbiamo attivato, ormai credo da 3 anni, un sistema molto puntuale per declinare le scelte in campo di investimento dal punto di vista della loro qualità sociale, relazionale, ecologica. Abbiamo uno schema molto preciso approvato costantemente dal nostro Consiglio di Indirizzo Generale, e questo orienta concretamente i nostri investimenti, ma orienta anche la nostra politica di advocacy, perché è un pezzo che manca ancora in Italia, almeno noi lo sentiamo come un pezzo ancora carente. Noi proviamo a fare pressione attraverso le istituzioni internazionali, fondamentalmente PRI, nelle direzioni che auspichiamo, in termini non soltanto di responsabilità sociale, perché c'è un aspetto che riguarda, come dire, un mandato etico di chi si deve occupare di futuro. Ma lo facciamo anche provando a portare dentro queste indicazioni, queste pressioni, le inclinazioni etiche e valoriali della professione. Questo pensiamo che sia il valore aggiunto che come casse possiamo metterci, no? E per esempio noi abbiamo deciso da subito che non avremmo investito in tutto quello che sappiamo da psicologi fare particolarmente male al futuro. Non investiamo in tutte, non soltanto nelle organizzazioni, ma anche nei paesi che consentono per esempio il lavoro minorile. È una scelta fatta ormai da tempo. Non investiamo non soltanto nel gioco d'azzardo, che tante complicazioni sta portando anche qua da noi, non investiamo non soltanto in tutto quello che ha a che fare con le dipendenze, ma per esempio non investiamo in niente che abbia a che fare con la pornografia, perché sappiamo che questo poi diventa un problema grande, perché parliamo di persone, e di persone deumanizzate. Ecco, abbiamo provato a ricondurre dentro tutte quante le linee operative, e così continueremo a fare, tutto quello che riteniamo essere, da psicologi, appunto, foriero di uno sviluppo positivo nel futuro. Il pezzo che adesso ci vedrà impegnati ancora di più è proprio quello, da un lato, di investire in ambito sociale, pure qua delle 3 lettere degli ESG, quello del sociale è quello più complicato, perché ci piacerebbe per esempio riuscire a investire
in organizzazioni che evitano non soltanto evitano di sfruttare il lavoro delle persone, ma che si impegnano nei paesi in via di sviluppo a realizzare un avanzamento sociale dei lavoratori. Su questo gli strumenti sono ancora molto limitati. Ci piacerebbe ancora di più provare a investire sulla qualità di vita dell'infanzia, che è davvero ciò che nei prossimi anni dovrà accompagnarci, visto anche che le nostre pensioni dovranno... Noi abbiamo il metodo contributivo, sono rappresentanti anche delle casse 103, che sono le prime ad avere il metodo contributivo secco, e dovremo pensare anche a modelli che ci permettano di entrare sempre di più nella vita dei colleghi, dandogli una mano con servizi aggiuntivi. Anche qua ci piacerebbe che ci fosse un ambito di investimenti plausibile nella Silver Economy in Italia, che ci aiuti come cassa di previdenza a entrare, investire in futuro, ma anche a portare una ricaduta positiva presso i nostri iscritti. Ecco, in questi ambiti proveremo a orientare i nostri investimenti, soprattutto nei prossimi mesi e nei prossimi anni, visto che lo shock del post pandemia dovrebbe, e questa è un'occasione fortunata, se finalmente riusciamo a rivederci, anche consentire uno scambio tra quelle che sono gli orientamenti degli investitori istituzionali e l'industria finanziaria, che pure essa stessa dovrà fare i conti con i bisogni nuovi emergenti in questo contesto. Distilli, quali sono i piani in materia di ESG della Cassa dei Commercialisti? Diciamo che il tema è particolarmente complicato, nel senso che l'obiettivo, al di là di quanto già fatto, è di avere un approccio il più possibile pragmatico, nel senso che, diciamo, viviamo in una situazione del tutto particolare. Credo che, cioè, non si possa che partire da una frase idiomatica di uno dei padri dell'ecologismo, che diceva "There is no business to be done on a dead planet". Quindi, diciamo, adesso siamo in una situazione dove c'è una infinità di capitali a disposizione, capitali privati che sono, anche prima sono state ricordate le masse finanziarie complessive degli investitori previdenziali. Noi casse valiamo qualcosa come, credo, 92 miliardi di euro, ci sono risorse pubbliche, PNRR, destinate alla transizione ecologica e quant'altro. Quindi, diciamo, viviamo in un sistema dove, da un lato, molto semplicemente salviamo il mondo e dall'altra facciamo un sacco di soldi. I gestori, qui ci sono i gestori, tutti sono diventati in questi ultimi anni bravissimi, migliori gestori ESG e quant'altro, quindi andare ad identificare come realmente ottenere degli obiettivi misurabili, reali e concreti non è così facile. Mi piace descrivere, diciamo, le casse come investitori pazienti e responsabili, pazienti e pazienti anche in modo diverso dei capitali pubblici a disposizione. Perché noi, in sostanza, noi abbiamo impegno, risorse che dovremo restituire sotto forma di prestazioni in futuro, contrario di quello che fanno le risorse pubbliche, che creano debito che qualcuno invece dopo dovrà pagare. E quindi anche a livello di investimenti il nostro ruolo è di essere responsabili, lo dicevamo prima, rispetto alla professione, ma rispetto, cioè, la professione ci sarà, se ci sarà economia, se ci sarà in primis il mondo, e quindi tutto questo diventa quanto mai difficile. E diventa tanto più difficile in questa situazione dove oggettivamente anche investimenti a impatto, investimenti responsabili, investimenti ESG, tenere, cioè, un'equazione che tenga insieme tutti questi fattori è piuttosto complicata, con tutti i paradossi che ci sono, cioè fattore I, ma poi come si lega col fattore S, quando per lì mi servono tutte le materie prime che poi però vengono estratte in miniere dove i fattori sociali, come ricordava prima il collega, non sono così ben valutati. Quindi credo che l'obiettivo primo sia quello, uno, di, chiamiamolo, un'alleanza virtuosa tra investitori istituzionali, istituzioni e mondo della finanza e gestori, per declinare, lo accennava prima anche il collega di Fontobel, proprio con questa misurabilità, con questa pragmaticità di trovare forme di investimento, e dall'altra anche sul lato governance una sinergia operativa. Credo che il caso, per esempio, di Exxon negli Stati Uniti, dove un
fondo di hedge fund che ha messo in rete investitori pensionistici, investitori istituzionali per in sostanza ribaltare la governance di Exxon che non era così attenta ai fattori ecologici, diciamo, sia un bel esempio a livello globale di una sinergia tra appunto investitori istituzionali, istituzioni e mondo della finanza che sinergicamente possono, diciamo, pragmaticamente trovare i modi di esplicitare questa transizione necessaria per tutti, come sappiamo. Processo virtuoso da innescare, esserne parte proprio per accelerarlo in generale. Pragmaticamente trovare i modi perché lo sia, esatto, non siano solo sigle. Marina Macelloni, IMGI cosa fa? Allora, l'IMGI ha due gestioni. Una è quella che assicura i lavoratori dipendenti ed è quella che ha la sofferenza, no? E quindi quella gestione lì in questo momento sta investendo sui suoi iscritti, perché il suo patrimonio serve in questo momento a sostenere i suoi iscritti, le tutele di welfare di cui hanno bisogno e le aziende che presso cui lavorano, per cui diciamo che è un investimento a sostegno del tessuto industriale umano del nostro settore. L'altra gestione, che è la gestione separata dei lavoratori autonomi, è una gestione invece che è proprio l'altra faccia della medaglia ed è esattamente l'esempio di che cosa sta succedendo nel nostro mondo, perché se noi abbiamo un calo di iscritti dipendenti, abbiamo una crescita ma costante di iscritti lavoratori autonomi, perché si sta trasformando la professione. Quindi lì abbiamo il patrimonio in crescita, abbiamo pochissime pensioni da pagare perché è una gestione ancora giovane e quindi abbiamo una grande possibilità di fare investimenti che ci servono anche per rafforzare anche in questo caso le politiche di welfare che facciamo adatte e mirate alla nostra categoria. Lì noi abbiamo un anno fa all'incirca deciso la trasformazione del portafoglio tutto secondo i criteri ESG, è in corso tutta la implementazione e trasformazione del portafoglio, quindi insomma un processo un po' lungo ma lo stiamo facendo abbastanza velocemente e praticamente tutte le ultime gare di assegnazione di mandati a gestori che abbiamo fatto hanno riguardato il lato Infrastrutture Italia, cioè abbiamo preferito in questo momento investire sulla crescita del paese nell'ipotesi, secondo me molto fondata, che se il paese cresce e ritrova ricchezza e lavoro, questo alla fine si ripercuote, ha dei benefici anche sul lavoro e sul benessere dei nostri iscritti e dei professionisti. Se le aziende stanno meglio, investiranno di più in pubblicità, sui mezzi di informazione, qualunque essi siano, e questo comporterà una maggiore ricchezza per le aziende che assumono o impiegano i giornalisti e di conseguenza alla fine anche noi staremo meglio, insomma, quindi il ragionamento che abbiamo fatto è questo, ma penso che valga per tutti i professionisti. Un tessuto economico più ricco e più solido aiuta il lavoro dei professionisti e li rende più solidi. Walter Militi, quali sono le vostre strategie in questo campo? Le nostre strategie sono quelle di provare a garantire una professione che vive un momento di difficoltà e perciò il futuro dei nostri iscritti. Quest'anno ai concorsi pubblici che nel comparto giustizia ci sono stati hanno partecipato tantissimi avvocati e quest'anno il nostro corpo, che è composto da 245.000 iscritti o aderenti, come vengono chiamati nel mondo pensionistico, avrà un ridimensionamento importante per effetto di questo. E allora assistenza, potenziare, come è stato fatto anche dagli altri enti privati. Noi l'anno scorso abbiamo impiegato i nostri buoni 100 milioni a supporto degli iscritti e soprattutto, in una visione di periodo, un miglioramento della nostra capacità gestionale, un potenziamento di quella che è la qualità
del nostro investimento. Noi abbiamo due facce di una medaglia e dobbiamo cercare che questa medaglia sia speculare. Da un lato gli iscritti in difficoltà, dall'altro un ente con uno stato di salute ottimo. Cresciamo a ritmo di 1 miliardo l'anno, siamo sopra i 15 miliardi di patrimonio e questo ovviamente ci dà la responsabilità di concentrarci da un lato, come veniva ricordato, sull'obiettivo di far crescere il Paese per migliorare la qualità dei professionisti, dei lavoratori, dall'altro lato per cercare di affinare le strategie di gestione del patrimonio in maniera adeguata rispetto a quello che le masse gestite impongono. Sotto questo profilo, credo che gli strumenti messi in campo dall'ente siano adeguati. Aspettiamo anche il pungolo del legislatore che dice di voler disciplinare, ma ancora fatica a emanare qualsiasi regola generale, come ricordava Alberto Olivetti, interviene in maniera non coordinata, in maniera estemporanea e senza una visione prospettica. Si parla di regolamento investimenti che giace in qualche cassetto da decenni. Noi come ADEP, come Cassa Forense, abbiamo ovviamente degli strumenti normativi abbastanza cogenti che sono sicuramente preferibili rispetto a quel regolamento che ancora è nel cassetto, perché dovrebbe il legislatore capire che ogni ente, ogni cassa, ogni struttura ha una sua dinamica, ha una sua natura, ha delle sue peculiarità. E se noi stiamo continuando, dal momento della privatizzazione degli enti a oggi, il patrimonio è cresciuto di tutti gli enti privati in maniera esponenziale, ma soprattutto è cresciuto anche grazie ai rendimenti del patrimonio che registrano il segno più ogni anno, con dei risultati che ci danno delle soddisfazioni, perché voi, chi opera nel mondo finanziario, sa che il benchmark è il faro, e stare al di sopra del benchmark significa evidentemente lavorare in maniera attenta e seria. E allora queste due facce della medaglia, sostenere il nostro ente dal punto di vista del patrimonio per poter avere la capacità di sostenere i nostri iscritti che vivono un momento di difficoltà, questa è la nostra missione attuale. Olivetti, negli anni noi cambiamo gli argomenti, però poi c'è sempre questo che torna e ogni tanto scompare e poi ritorna, come fosse, che so, un animale preistorico che riemerge nel nostro presente e ogni tanto riscompare. Il regolamento, che animale è? Un cetaceo? Un emanando. Un coccodrillo, mi vorrebbe. Un'araba felice. Così come si sente parlare di tagliando la 509, non vorrei che fosse la voce del verbo tagliare. Questo ci preoccupa. Infatti, scusate, faccio un inciso con Stefano. Quando sento parlare di paziente, come presidente di cassa, come medico, paziente so cosa vuol dire, è uno che soffre. Come cassa tendo ad assimilarlo, perché quando ci dico dovete essere pazienti, a me si incominciano, perché le interpretazioni sono diverse. Paziente vuol dire una persona responsabile che sa attendere, che sa coordinarsi alla finalità istituzionale e va bene. Però significa anche che può soffrire e significa anche da parte di qualcuno dammi i soldi e poi vedremo come andrà a finire. Allora a questo punto io proporrei insomma la lettura del paziente come tempestivo e lungimirante, che guarda lontano ma è anche attento al tempo e dove mette i piedi. Scusate questo inciso, ma chi ha buona memoria e buon orecchio intende. Detto questo, sì, l'emanando. Io allora vi faccio un esempio della mia cassa. La mia cassa, io sono presidente dal 2012, in 9 anni ha più che raddoppiato il patrimonio, abbiamo 26 miliardi. Bene, di questo raddoppio, metà circa, anni, è legata agli investimenti. Siamo stati fortunati. Abbiamo una proceduralizzazione molto evidente. Oggi dice Santoro anche bravi. Io dico sempre, insomma, chi si loda si sbroda. Però in ogni caso i numeri sono numeri e i fatti sono fatti. Sicuramente nei fatti c'è che abbiamo adottato procedure di investimento molto rigorose, una policy che dal 2012 abbiamo completato come EMPAM
solo l'anno scorso e che prevede un portafoglio a doppio strato. Uno strato a copertura delle scadenze e quindi a copertura dei rischi, a copertura dei picchi prevedibili di bisogno per quello che riguarda le prestazioni istituzionali, e uno strato che cerca di cogliere, in, sempre correlata alla finalità previdenziale dell'investimento, quindi non speculativa, di cogliere le opportunità e quindi un portafoglio di performance. Declinando questo modello con le varie modalità di investimento, con la diversificazione, con la definizione di investimenti a replicazione passiva piuttosto che andare a cercare chi è bravo veramente e nei numeri e nei fatti, bene, tutto questo ci ha portato a questo risultato. Probabilmente, quindi dal punto di vista del risultato ma anche del metodo, pensiamo di avere maturato capacità e anche grosse professionalità, che siamo stati fortunati a scegliere probabilmente le professionalità che abbiamo. E quindi da questo punto di vista tutta questa esigenza di una regolamentazione rigida, specifica, uguale per tutti, non ci convince. Non ci ha mai convinto, meno di tutto ci ha convinto il fatto che ci dobbiamo sottoporre al codice degli appalti per trovare chi investe o per salutare in una logica di mercato chi, investendo perché è stato scelto, non ha portato risultati efficienti. Perché si deve fare gare, eccetera. Questo è un qualcosa che è stato detto da tutti, tutti da una parte e tutti dall'altra, però ci sono state sentenze, posizioni del Consiglio di Stato e dell'ANAC che di fatto hanno bloccato, al di là delle affermazioni di convinzione che sia incongruo adottare questo strumento, però che hanno adottato la non reversibilità del percorso. Quindi l'emanando è rimasto un gerundio. Noi continuiamo a pensare che abbiamo un'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e finanziaria. Vogliamo essere vigilati e controllati, quindi vogliamo dare i numeri. Non per nulla siamo diventati investitori di Banca Italia. Banca Italia ha delle piattaforme di controllo, usiamo quelle. I nostri investitori, perché stiamo qualificando, adesso non la faccio lunga, i nostri investimenti, tutte le casse hanno qualificato gli investimenti, e naturalmente sono controllati, quindi anche le banche depositarie sono controllate da Banca Italia. Facciamo una piattaforma unica nella quale ognuno poi attinga quello che gli serve per esercitare la sua funzione di vigilanza e controllo. Ma non andiamo a costruire nuovi metodi, nuovi strumenti, nuovi riferimenti che tra l'altro non colgono la diversità strutturale degli enti di previdenza, perché sono fatti da platee diverse. Ci sono platee in cui ci sono più professioniste che professionisti, vedi biologi per intenderci. Ci sono platee fatte di colleghi mediamente più anziani rispetto ad altre categorie, con altre logiche dei mercati di riferimento. Se pensiamo al mondo del giornalismo verso il mondo, non so, dell'ingegneria, sono diverse, non sempre professionisti, ma sono diverse. Quindi io credo che la capacità di regolamentare da un lato e di vigilare e controllare come giusto che sia, debba essere una capacità coerente con la finalità istitutiva e istituzionale delle casse. Siamo sempre a dirci le stesse cose, dico la verità, tra di noi ormai siamo, ce le diciamo sempre, la politica cambia, il problema è che non dà l'impressione di comprenderlo bene, perché poi alla fine non è che sento voci diverse o contrastanti. Poi però si è sottoposti a delle impostazioni di rigidità dal punto di vista di chi deve dare le regole, che ci lasciano molto perplessi. Quindi sicuramente sia a una vigilanza e un controllo che siano però coerenti con il sistema. Se lo facciamo va bene, e poi basta con questa favola, che siamo noi che blocchiamo le manate. Ma non abbiamo un potere legislativo esecutivo. Se non esce ci sarà un motivo, insomma, probabilmente. Sì, beh, vedi, è proprio due piantine che sono cresciute parallele, insieme. Ma con diversi risultati, diciamo così. Sì. Giuseppe Santoro, tema ISG, in Arcassa.
Noi è dal 2016 che ormai abbiamo iniziato a guardare al nostro portafoglio in maniera importante. Il 49% del nostro portafoglio è ESG. Guardiamo al progetto Incassa Green in maniera molto, totale, a 360 gradi dal punto di vista degli investimenti, ma anche dal punto di vista della struttura, della sede, dei nostri iscritti, del nostro personale e non solo, dalla macchina elettrica, dalla colonnina e quindi dalla plastica, dal rinnovo e dalla digitalizzazione di tutta la struttura, ma sul personale l'introduzione del mobility manager per il personale che deve arrivare in cassa e ottimizzare tutti queste modalità. Sul patrimonio il 49% lavora in maniera ESG. Dal 2016 abbiamo messo insieme il nostro risk manager e la società di misurazione del rischio a lavorare su queste due specifiche. Da quest'anno vorremmo fare ancora un passo in avanti. Premesso che stiamo guardando moltissimo ai principi SFDR, dove siamo in partecipi, soprattutto all'articolo 9, investimenti ad impatto importanti e che per noi penso siano il futuro, che è già futuro, già passato. Noi nella nostra asset allocation, a partire da quest'anno, che è quello che proporremo al nostro Comitato Nazionale Delegati, vorremmo anche iniziare a inserire 6 goal dell'Agenda 2030 e dei principi delle Nazioni Unite. Sono l'obiettivo 7, il 9, l'11, il 12, il 13 e il 17. Obiettivi importanti, strategici. L'obiettivo 7, l'accesso all'energia anche a prezzi puliti nel pomeriggio, e siamo investitori ad esempio di una società che nel pomeriggio ad esempio credo ci sia la dimostrazione di una macchina elettrica che viene supportata da un mezzo che la raggiunge in caso di difficoltà o di ricarica. Fondamentale, è una colonnina mobile al di là della colonnina che hai sotto casa, e questo è un obiettivo che vorremmo arrivare. L'obiettivo 9 è costruire infrastrutture resistenti, e in questo arpinge dove geometri, periti industriali e ingegneri e architetti credono moltissimo. Per il terzo anno consecutivo è una società che effettua redditività e dà rendimenti e li distribuisce, e in questo senso le sinergie ci sembrano più importanti. L'obiettivo 11, rendere le città inclusive. E su questo anche qui stiamo investendo in prodotti ben specifici, in portafogli ben specifici. Il 12, modelli di consumo sostenibili che ormai sono trasversali. Il 13, per quanto riguarda gli effetti per combattere il cambiamento climatico, che sono sempre più importanti. E il 17, per quanto riguarda il partenariato per lo sviluppo. Al di là di tutto questo, abbiamo già iniziato a preparare una sorta di modello che stiamo distribuendo a tutti i nostri gestori da compilare per capire quali sono le loro visioni e le loro strategie finali, e questo è un modello che ci tornerà molto utile. A corollario, approfittando di un ascoltatore politico molto importante, noi riteniamo che, ed è stato detto sull'emanando, emanante, emanerò, si emanerà, non lo so quando, io credo che mettere dei vincoli non è inclusivo. Dico una banalità: se vogliamo investire in venture capital, la maggior parte dei portafogli sono di 30-50 milioni, mettere il limite del 10% vuol dire 3 milioni. Ora, al di là del potenziale del patrimonio, Alberto ha detto delle cose importanti, siamo nell'ADEP perché non siamo tutti uguali. Questo è fondamentale, questo è un passaggio fondamentale. Se fossimo tutti uguali, allora facciamo un'altra cosa, ma siamo nell'ADEP perché non siamo tutti uguali. E ovviamente ci sono delle casse che hanno non solo un patrimonio strutturato in maniera diversa, ma hanno una organizzazione di risorse, uomini, donne che lavorano al patrimonio, che è diversa da un'altra cassa che ha le sue logiche, ma che è più piccolina. Ecco, allora, dare una limitazione del genere, il 10% di un investimento in Arcassa mette 3 milioni di euro su una struttura che ha 50 milioni, credo sia molto limitativo. Come la gara sugli appalti. È sotto gli occhi di tutti i presidenti e dei gestori
dei nostri gestori del patrimonio come la fuga dai mandati di gestione. Noi non li facciamo più. Non li facciamo più, perché ovviamente se devo mettere a gara una operazione che poi mi si ritorce contro, non la faccio più. Rendimento rischio, certo, sempre al primo posto, con le possibilità che ogni singola cassa si può permettere. E non siamo, da questo punto di vista, tutti uguali. Però noi ci siamo dati una norma e l'abbiamo offerta alla politica. Ora, non si sa perché non viene raccolta. O comunque abbiamo detto, certamente, questa potrebbe essere una base su cui discutere. Non è scritta sulla pietra, la possiamo modificare insieme. Però il nostro presidente poche volte, forse mai, è stato chiamato a discutere su questo. I mercati non sono scritti sulla pietra. I mercati che si evolvono continuamente, come fai a garantire questo? Sono tanti spunti su cui abbiamo lanciato dei pari, dei raggi di luce molto importanti. Nel corso della mattinata continueremo a discutere. Io vi ringrazio tutti per